Allora, adesso oggi caricherò allora, un video diverso. Proveremo Opico, oppure Opico, boh, non so come si dice. Noi intanto guardiamo la sigla. Se fosse in italiano sarei più felice. Praticamente un platform, ecco, dove dentro la console entra un virus e noi dobbiamo salvare praticamente la console. Ecco, la console si è spenta e non va più per colpa di questo virus. Non ho la più pallida idea di come si gioca perché l'ho appena installato e come al solito non lo so. Però, insomma, alla fine proviamolo, magari è anche divertente. Allora, press button to play. Statistics setting, vediamo il setting music, ok, vabbè, proviamo. Tutorial. Ah, si usa praticamente per adesso solo da adesso con RB house, cioè allora passo qua, adesso qua faccio così e faccio così, adesso qua sparo e con RB, perché mi ha fatto andare con RB qua? RB. Ok, ah, qua devo andare con questo e là con R. No! Allora, per andare verso questo, RB. Sì, la leva analogica sì, è destra. Preferirei la sinistra, però. E invece RB serve per mirare. Ok. Vediamo un po'. Ok, e vado. Adesso qua. RB. Quando sono loro su quelle piattaforme devo premere RB. Ok. Vabbè. Proviamo ad andare avanti. Ok, questo schermo 1. Quanti schermi ci sono? Facciamo così però. Io vorrei usare la leva quella di sinistra. Ok. Start game, play, vediamo un po'. Schermo 1. Ah, un tot di tempo, non posso star fermo. Ok. Beh, anche divertente per quello. Per adesso, dopo sicuramente bestemmierò. Ok,
Ho finito i primi 5 schermi, ottimo. Console clear. Ho eliminato tutti i virus. E come è previsto diventano sempre più complicati con sempre meno tempo. Beh, potrei dopo Worms potrei dedicarmi a questo gioco, però vi anticipo già che domani farò un video sulla beta di Ghost Recon Wildland. Aspetta, aspetta. Ok. Finisco questi schermi, questi 5 schermi qua. E dopo stacco il video. Bene, abbiamo visto com'è questo giochino. Vi auguro che vi sia piaciuto il video. Ve lo consiglio questo gioco qua, perché è molto divertente, a me piace. Frenetico, veloce e semplice nella sua semplicità. Ecco, cioè nella sua grafica, che è abbastanza sempliciotta, alla fine è divertente. Ecco, e ci sono. Costa soltanto, adesso che è in offerta nei Gold, costa solo 5€ e ne vale la pena secondo me. Quindi divertitevi, fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Ciao!